Marc-Antoine Charpentier, compositore del periodo barocco, è probabilmente il massimo esponente della musica sacra francese del suo periodo, tanto da venire soprannominato dai suoi contemporanei la Fenice di Francia. Egli si fece portatore dello stile italiano in Francia, specie per quanto riguarda la musica sacra, come si nota dal gusto per la dissonanza e il cromatismo, dall'alternanza sapiente dei silenzi e dalla modulazione e dal contrappunto rigoroso. Charpentier lasciò dietro di sé un'opera estremamente vasta, più di 550 composizioni, ed assai varia nei contenuti, severa e profonda nella musica religiosa, leggera e mobile nei brani profani. Il Te Deum è una composizione estremamente conosciuta e famosa, il cui preludio iniziale è universalmente noto come sigla dell'Eurovisione. Si ritiene che questo brano sia stato eseguito la prima volta presso la chiesa di Saint-Louis. L'opera fu commissionata e scritta nel periodo in cui Charpentier fu maestro di musica presso la chiesa ed appartiene alle molte composizioni che egli scrisse per le celebrazioni natalizie. A voi, Te Deum.